Questa sera ci troviamo per i nostri appuntamenti di incontri d'estate, quindi all'aperto. E quale miglior posto in estate se non una bella spiaggia, quindi il mare di Marina di Agata. In particolare ci troviamo sul terrazzo, questo bel terrazzo panoramico presso la casa del signor Siciliano. Il signor Siciliano che già insomma altre volte abbiamo incontrato e che questa sera rincontriamo perché insomma vogliamo ancora una volta accendere l'attenzione su quello di cui lei insomma giornalmente si occupa con grande passione e caparbietà, perché c'è un obiettivo, c'è un'importanza per quello che fa. Intanto lo ricordo, il signor Salvatore Siciliano è presidente dell'associazione ACOS, Associazione contro le stragi del sabato sera Ivan Siciliano, che combatte da tanto tempo per che cosa? Innanzitutto, com'è stato il percorso di quest'estate? E benvenuto intanto. Ah, grazie, grazie a voi intanto. L'estate è stata, come si dice, fino ad oggi è stata una cosa bellissima, abbiamo fatto delle bellissime manifestazioni. L'ultima manifestazione che ho fatto è stato il sesto trofeo ciclistico Ivan Siciliano, settima prova di Coppa Sicilia. Abbiamo, come si dice, manifestazione contro le stragi del sabato sera, sempre con la corsa a Ivan Siciliano, una cosa abbinata. Bella veramente, dove si parla più di un'ora, un'ora e mezza di stragi del sabato sera, di sensibilizzazione. Questa è stata veramente l'exploit, ma posso dire un'altra cosa subito ora, perché sono stato chiamato a Riesi da parte dei salesiani che vogliono che io faccia per loro una manifestazione a giorni. Andremo a farla sicuramente a Riesi, perché hanno bisogno anche del mio aiuto. Questo è uno dei suoi programmi. Sì. Quali altri programmi ha in mente nel frattempo? Come si sta muovendo? Ogni anno ha fatto anche qualcosa qui presso Certo, questo, certo, diciamo, questa località certo. marittima. Ma anche qua quest'anno ci sono delle manifestazioni, c'è una manifestazione da tennis dove io farò un mio discorso importantissimo. Poi c'è anche sul palco, parleremo sempre di stragi del sabato sera insieme al sindaco, insieme ad altri, sicuramente. E che dobbiamo dire? Prima che finisca l'anno sicuramente avrò molti speciali televisivi, io insieme ad altri con le forze dell'ordine, come faccio sempre naturalmente. Parlare di questo, come si dice, di questo dramma italiano non fa male, fa bene. L'altra volta nell'intervista dell'estate scorsa parlavamo anche del discorso di omicidio colposo nei casi di incidenti stradali, quindi di chi provoca appunto un incidente e purtroppo delle vittime. Ci sono novità? Com'era lo spettro in quel Le momento e novità adesso? c'erano, però questi signori politici queste novità non la vogliono portare a fondo. C'era l'omicidio stradale, ma questo omicidio stradale è stato affossato dentro tutte quelle carte che tengono i politici e non ne tengono conto. Tanto non succede a loro. Se succedesse a qualcuno di loro, allora avrebbero interesse a fare l'omicidio colposo, l'omicidio volontario. Invece che si fa? L'omicidio colposo. Assurdo, perché una persona sola, ubriaca, ha la possibilità di uccidere 10, 20, 30 persone e non verrà arrestato perché in quel momento era incapace di intendere e di volere. Ma non è così, perché a quel signore non lo ha fatto né ubriacare nessuno e non gli ha fatto prendere stupefacente nessuno, lo ha fatto di sua grande volontà. Ciò vuol dire che, secondo me, come dico a tanti giudici e non giudici, è quasi un omicidio premeditato. Altro che omicidio colposo. Assolutamente, certamente non decidono dall'altra parte le persone che vengono coinvolte di subire appunto dei danni e purtroppo delle volte anche di perdere la vita. Quindi in effetti c'è qualcosa che ancora nel quadro legislativo non funziona in questo Non senso. lo Lei si vogliono batte, fare. lei è un. Io mi batto e lo dico continuamente dovunque io mi trovi, mi prendo le mie responsabilità su quello che dico naturalmente, perché non è possibile. L'ultimo speciale che ho fatto io insieme a un maggiore dei carabinieri o a un colonnello a cui io sono sempre vicino a loro e loro sono vicino a me, io lo dico sempre a tutti quanti, non è possibile che voi non avete non la capacità, i politici non vi danno il potere di arrestare una persona che ha ucciso 10 persone. Perché? Io me lo chiedo sempre e non dormo pensando a un fatto simile, perché non è possibile. Assolutamente, diciamo a sti politici invece di pensare all'altro, a leggere i giornali o a grattarsi la testa, pensate alle cose serie, l'omicidio volontario, l'omicidio stradale è importantissimo, tenetene conto perché non è possibile andare avanti così. Ritornando invece al discorso delle stragi, ovviamente le stragi purtroppo non capitano soltanto il sabato sera, Certamente, certamente. capitano Si incomincia la domenica, se esatto, finisce il sì, sabato. Si esatto. incomincia la domenica, se finisce il sabato. Io E come si dice, parlo con i ragazzi e non ragazzi. Io dico solo che
ci dobbiamo divertire, vi dovete divertire ragazzi, perché non è possibile che io di qua o da questa parte dico che non vi dovete divertire, vi dovete divertire, ma vi dovete saper divertire, ma per sapervi divertire dovete fare in modo di essere tranquilli con la testa, non fate uso di sostanze stupefacenti, non fate uso di droga, non ubriacatevi. Poi quando andate in macchina, signori, se siete coscienti di farvi un esame di coscienza, vedete se siete, come si dice, sobri per poter guidare o no. Se tu pensi che non puoi guidare, non devi guidare, assolutamente, perché quando vai sulla macchina, secondo te sei tranquillo, ma non lo sei. E quando poi succede un botto, è la fine. Perché? Il divertimento è bello quando finisce bene. Quando tu torni a casa perché la tua mamma ti aspetta, il tuo papà ti aspetta, i tuoi figli ti aspettano, perché non sono solo i ragazzi che fanno i genti stradali, ma bensì anche le persone adulte. Allora bisogna sempre farsi un esame di coscienza e dire: dobbiamo tornare a casa perché qualcuno sempre a casa ci aspetta. Signor Siciliano, il suo rapporto con i genitori, con i ragazzi che va incontrando, con le scuole, perché insomma certo, c'è anche un lavoro certo, in questo certo, senso. Certo, io incontro anche i ragazzi, vado alle scuole, vado un po' dappertutto e cerco di convincere la persona a un comportamento diverso, perché le mamme, i genitori devono mettersi bene in testa che i figli non si possono lasciare allo sbaraglio di fare quello che vogliono, non è possibile. Non è possibile, ma non è possibile che mi si torni indietro alle 5 di mattina, alle 6 di mattina, senza un controllo da parte dei familiari. I familiari forse quando un figlio se ne va, esce alle 11 e torna alle 5 di mattina, se ne libera. Non è così, signore, perché quando si iniziano a fare quelle uscite così lunghe o nelle discoteche e incominciano a fare uso di quelle sostanze che non devono fare, è la fine. Poi le mamme, i papà se ne pentono amaramente. Allora controllate di più i figli, perché è giusto che vengano controllati, e se c'è da rimproverare, rimproverateli. Ma un'altra cosa voglio dire: non sempre si deve dire di sì ai figli, non sempre, assolutamente. C'è il momento in cui ai figli bisogna dire anche di no. Non è possibile, tu non devi uscire. O se no, perché no, scusa, un sabato, usciamo tutti assieme, genitori, figli, andiamo a divertirci. Forse ai figli questo non è che piaccia tanto, però sarebbe una cosa bellissima fare, come si dice, una richiesta simile da parte dei figli nei confronti dei genitori. Insomma, questo è certamente il messaggio che lei porta avanti da sempre, un messaggio che secondo lei viene recepito, è stato fatto tanto lavoro fino ad oggi, che tipo di riscontro? Io sono sicuro di sì, perché mi si accredita anche un calo di incidenti stradali, sempre grazie un po' a Siciliano, e poi perché tante persone mi chiamano, tantissime persone, specialmente l'altro giorno un signore mi ha fermato a Mazzarino per dirmi: signor Siciliano, lei per la mia famiglia è di primaria importanza, perché ogni volta che noi siamo a tavola per pranzare gli dico sempre: tenete presente quello che dice il signor Siciliano, perché è basilare ed è importante seguire quello che dice lui, perché lo fa senz'altro per il bene di tutti noi. Bene, certamente il lavoro di un'associazione che comunque ha il riscontro delle istituzioni, delle forze dell'ordine, delle scuole, dei genitori è importante. È una goccia, avendo il mare dietro, insomma, una goccia che comunque insieme a tante riesce a formare goccia, uno splendido mare come questo. Quindi, insomma, esatto. Il mio lavoro è sempre importante, perché sono insistente continuamente e forse potrò essere anche ripetitivo, però essere ripetitivo vuol dire tante cose, forse sempre le stesse cose, più o meno, però è sempre un messaggio che do a tutti: facciamo in modo di comportarci bene, ma non ce lo scordiamo nessuno. Anzi, voglio dire una cosa importante: perciò se muoiono 10 persone in galera non ci va nessuno, giusto? Certo. Però se uno con la macchina involontariamente, giusto, ammazza un cane, che succede? Può essere arrestato e si potrebbe anche beccare 4 anni di carcere. Ma perché questa contraddizione? Io mi prendo la responsabilità di quello che dico, io mi rivolgo ai giudici, a tutti quanti voi, quelli che sentiranno questa intervista in televisione: com'è possibile? C'è 4 anni per chi ammazza un cane e per chi ammazza 10 persone in galera non ci va, perché non è capace di intendere e volere. Ma dov'è questa legge? Ecco perché tutti vengono in Italia, perché in Italia tutto è permesso, è permissivo, ma non va bene questo. Bene. No, bene non è bene, però in effetti ha ragione. È assurdo, la legge italiana in effetti è un po' strana. Però certamente quello che noi possiamo fare, ritornando al discorso di prima, per chiudere questo incontro di quest'estate, di questa stagione, insomma,
e dire che comunque ognuno di noi, genitori, ragazzi, possiamo fare la nostra parte quando si è in gruppo, evitare magari per chi ha alzato un po' il gomito, perché può succedere, certo, giusto? Di evitare di mettersi alla guida, magari fare in modo che chi è sobrio invece. Io questo non lo condivido, perché non bisogna ubriacarsi nessuno. Non è scritto in nessun posto che tre, uno si ubri, come si dice, tre non si ubriacano e uno sì. Non esiste in nessun posto, perché anche chi è ubriaco dentro la macchina può dare fastidio a chi non è ubriaco, certo, e allora può avvenire l'incidente anche senza la volontà di nessuno. E allora, ragazzi e non ragazzi, facciamo in modo di non bere, di non ubriacarci nessuno, torniamo a casa sereni, tranquilli, perché quando mamma e papà vi vedono ritornare a casa, signori, come si dice, è la felicità dei genitori. Vedervi a casa, tornati dentro la casa, tranquilli e sani, si vede che non avete fatto uso di quelle sostanze che purtroppo fanno male alla vita. Quindi responsabilità e ovviamente non abuso, non uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, e cercare insomma di vivere la vita e godersela, perché la vita dà tanto. Certamente. Vedendo insomma questa bella giornata di mare, possiamo dire che insomma bisogna godersela. Diciamolo, guarda, guarda, qua c'è un mare che è bellissimo veramente, godiamoci sta vita, sto mare, godiamoci la vita che il Signore ci ha dato, ma godiamocela nel migliore dei modi, in modo che nessuno piange. Ma io tutto questo lo faccio perché non voglio che qualcuno pianga come ho pianto io e come piango io ancora dopo 10 anni, è come se fosse il primo giorno. E allora non facciamo piangere i genitori, non vi scordate, qualcuno a casa vi aspetta. Signor Siciliano, noi siamo in questa terrazza, concludiamo dicendo che, a parte che è spettacolare la vista, chi vuole può magari venendo a fare una passeggiata qua a Marina d'Acate per quest'estate, o comunque consultando anche il sito, prendere riferimento. La casa insomma si riconosce, certo, tra le proprio a ridosso della, certamente, spiaggia, certamente, ha tutto uno stile suo particolare, è stato fatto da lei. È uno stile egiziano, perciò il mio numero di telefono è 339 22 34 146, non ve lo scordate, se qualcuno vuole interloquiare con me, vuole parlare con me, lo può fare benissimo, ragionando si arriva sempre a delle soluzioni, come ho sempre fatto con tante persone io. Per chi ha magari qualche idea, qualche proposta, o voglia appunto di scambiare qualche idea con lei, da genitore, da ragazzo, quello che sia, può rivolgersi a lei in estate qua, oppure appunto il recapito che ha appena dato, o insomma tramite associazione ACOS. Sicuramente l'associazione ormai ha preso piede in maniera molto forte, anche con questo trofeo ciclistico, ormai siamo in campo nazionale, l'anno prossimo saremo ancora più forti, faremo una gara ancora molto più potente e più bella sicuramente. Io devo ringraziare a TV Xenon, devo ringraziare a te, devo ringraziare a lui che ci date questa opportunità di mandare i nostri messaggi e di mandare le nostre idee, perché questo è importante. Se non ci fosse la televisione tutto resterebbe nell'ambito, certo, di casa. Mentre la televisione ci dà la possibilità di dire le sue idee e di parlarne di questo. Veicoliamo il messaggio, a casa qualcuno ci aspetta. Buona estate a tutti, grazie, e buon lavoro ancora, grazie, e complimenti. Grazie, grazie, grazie a voi, grazie.